Ehi là! Ehi, c'è qualcuno? Si può salire a bordo? C'è nessuno? No! Attento! Ah! Ah! Maldestro e stupido intruso! D'accordo, darmi dell'intruso mi pare giusto, ma stupido non sono e nemmeno maldestro, se è per questo. Un po' maldestro, forse sì. Cosa ci fai sulla mia barca? Ah, sì, giusto. Mi hanno detto che tu puoi darmi uno strappo fino a casa. Sono un po' nei guai. Anch'io. Adesso sparisci dalla mia barca. Non faccio servizio taxi. Ok, ricominciamo da capo. Mi chiamo Roderick St. James, dei St. James di Kensington. Ah, bene. Perché non l'hai detto prima? Si levi dai piedi, allora. Shh, zitti. Ho sentito qualcosa. Non muoverti e fai silenzio. Perché? Perché ti nascondi? Ho dei ratti disgustosi alle calcagna. Fai silenzio. Bene, mi nasconderò quassù. La mimetizzazione è la mia specialità. Arpio, forse anch'io ho sentito qualcosa. Lassù! Ah, idiota! Scusa, scusami! Non fatela scappare! Non è giorno di bagno oggi, è solo martedì. Senti, a proposito del passaggio... Yeah.
Non è che questo ammasso arrugginito di spazzatura può andare più veloce? Ehi, stai attento a come parli o ti farò tornare a casa nuotando. Ora vediamo, balleremo un po'. Poco, non credi? Proprio no, non ero per niente preoccupata. Un gioco da ragazzi. Sì, bene, credo che forse, ecco, abbiamo giocato abbastanza per un giorno. Devi stare tranquillo, vivrai più a lungo. Non se starò ancora su questa barca. Cosa hai detto? Niente, assolutamente niente.
Ottimo lavoro, Rita. Pare proprio che abbiamo dato il ben servito a quei ratti. Io e te siamo una bella squadra. Squadra? Squadra! Forse lassù la parola squadra ha un altro significato. Non ti ho visto far altro che tenerti stretto la tua insulsa vita. Sì, beh, l'ho fatto nella maniera più marinaresca che ho potuto. Che tu ci creda o no, questa per me è la mia prima volta in mare. I St. James non erano navigatori. Ma va? Non si direbbe. Davvero? Lo pensi sul serio? No. Senti, la prossima volta, se vuoi renderti utile, occupati della balestra. Non ci vogliono doti marinaresche e sicuramente terrà lontani quei parassiti. Ho sempre desiderato dilettarmi con l'arco. Puoi darmi delle frecce? È facile, guarda, ti faccio vedere. Ottimo lavoro, Rita. Pare proprio che abbiamo dato il ben servito a quei ratti. Io e te siamo una bella squadra. Squadra? Squadra! Forse lassù la parola squadra ha un altro significato. Non ti ho visto far altro che tenerti stretto la tua insulsa vita. Sì, beh, l'ho fatto nella maniera più marinaresca che ho potuto. Che tu ci creda o no, questa per me è la mia prima volta in mare. I St. James non erano navigatori. Ma va? Non si direbbe. Davvero? Lo pensi sul serio? No. Senti, la prossima volta, se vuoi renderti utile, occupati della balestra. Non ci vogliono doti marinaresche e sicuramente terrà lontani quei parassiti. Ho sempre desiderato dilettarmi con l'arco. Puoi darmi delle frecce? È facile, guarda, ti faccio vedere. Di parlare con quei ratti, vai avanti tu! Tu! Ah! Siamo arrivati a un punto morto e io non voglio che sia il mio! Non c'è motivo di essere scortese. Senti una cosa, Topolino dei Ricchi. Se non usi quell'arma, siamo in un bel pasticcio! Non preoccuparti, Miss Rita. Ho una mira eccellente. Nella dinastia dei St. James ci sono stati molti banditi. Infatti, mio cugino Edward... Siamo condannati.
Hai visto? Spuntavano fuori velocissimi. Ma tong tong tong, splash 1, splash 2. E quello ci è mancato poco. Ta-bang! Hai visto? Hai visto? Sì, grandioso, Roddy Hood. Sei riuscito a sprecare quasi metà munizioni senza centrare un colpo. Mia madre li avrebbe fatti fuori in metà tempo e fa la sarta. Guarda, 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 guarda! Cosa? Ti metterai a piangere? I topi di Kexington non accettano un po' di sane critiche costruttive. Guarda là! Mi vuoi dire cosa ti prende? Guarda che disastro! Mi toccherà mozzarti la paga per aggiustare tutto. Mozzarti la paga? Mozzare? Troppo forte, mi fai scompisciare dal ridere, Arpio. Credo che il capo voglia questo. Acchiappalo, Bianchino! Missione compiuta, capo. Io e Bianchino abbiamo il rubino e anche Rita. Ciao, mia cara. Ci si rivede. Ciao, piccolo tracagnotto viscido. Questo cameriere è il tuo nuovo boyfriend? Cameriere? In realtà sono Roderick. Roderick St. James dei St. James... Onestamente, non mi importa chi sei. Adesso che ho il mio rubino, voi due siete solo una seccatura per me. È ora di rompere il ghiaccio con i nostri ospiti. Da prendere alla lettera, eh? È giunta l'ora di rispedirti al creatore, il creatore di ghiaccio. Creatore di ghiaccio, che ridere! Mi fa troppo ridere! Avviate la macchina! Rita, tizio cameriere, mi ha fatto molto ghiacciere conoscervi. Vabbè, no comment sulla battuta. Roddy, nella mia tasca posteriore c'è una graffetta fermacarte, me la prendi? Cosa? Hai delle carte da fermare? Stiamo per morire! Dammi quella graffetta! Ecco! Sto notando, Arpio, che hai delle manine. Sembrano mani da donna. Già, beh, saranno anche piccoline, ma sono armi letali queste qui! Nessuno batte il vecchio Arpio e le sue mani mortali! Idioti! Ehi, ciccione! Inseguiteli! Quindi, qual è il nostro piano? Nostro piano? Il mio piano di uscire di qui. Senza offesa, ma da quando hai messo piede sulla mia barca mi hai portato solo sfortuna. È meglio se ognuno va per la sua strada. Ti saluto. Meglio? Meglio per chi? Vengo a prenderti.
dove pensi di andare? Io adoro i pesci, addio. Vengo a prenderti. Basta correre, ho male ai piedi. Io adoro i pesci, addio. Basta correre, ho male ai piedi.
sto a correre. Ho male ai piedi. Lavoro non merita. Ehi, sono io, Roddy! Aspetta, ti ho già perdonato per avermi abbandonato! Rita! Rita! No, aspettami!
Pensavi di poter scappare, eh? Senti, non volevo offenderti. Che male c'è ad essere della bassa società? Rallenta! Solo un po'! Prenderò a calci, amico! Alla fine ti ho raggiunto. Adesso per favore aspetta tu!
attenzione al vestito. Allora, di qua o di là? Bene, ecco qui, vecchio Roddy. Ora o mai più, nuotare o morire. Quasi sicuramente la seconda. Andiamo! Oh! Beh, lo devo ammettere, non sei uno che si arrende facilmente. Oh! E penso che ti farò restare sulla Jenny, già che sei passato di qui. Oh! E non stare lì impalato, potresti almeno ringraziarmi di averti salvato. Sì, giusto, grazie, davvero. Oh, ti sono davvero molto grato.